non c'ha la faccia da Simone lui. Boh, forse sono un po' di parte. Beh, leggermente. Torbella Monaca, Coreangela, roba da Jasmine, insomma. Sì. Come fai a vivere con cosa in bocca? Vabbè, con sì, cosa al centro della lingua? Ma non ti dà fastidio? Vabbè, io ce l'ho qua al naso, ce l'ho sul capezzolo. No, ma sulla lingua. Ma penso che t'abitui, eh. A me neanche piace sulla lingua, però t'abitui. Cioè, non puoi appoggiare la lingua al palato solo perché c'è sta un coso. No, ma è piccolino, sì. Non la puoi proprio... Puoi fare così con la lingua al palato sopra, no? In realtà sì. Come no? Cioè, è una pallina. C'è una palla. C'è una pallina piccolina, sì. Qualsiasi persona vedi, magari, che ne so, ti faccio vedere una foto, magari, di una bella gnocca, guarda questa imperiale. Che culo. Poi penso che faccia male col pompino, eh. Te sei... No, non cambia un cazzo. Te righe proprio a... No, no, no. Ma perché te. Hai fatto sì. Con lei? No! Marra! No! Marra! No! Come fai a saperlo, Marra? Ma che cosa? Che rivelazione! Ecco perché vuoi screditare Joker. Ecco perché diceva che era simpatica, disponibile. Disponibile? Più che disponibile. Joker. Marra! No! Ma scusa, se invece di... C'è stato un misunderstanding. Ma se invece di Joker non invitate lei, scusate, visto che Joker non viene. Sì, così ci viene, ci manda la mafia, tipo. Guarda lui! Impanicatissimo! Arriga, fate lo screen di sta cosa, vi prego. No, vabbè. Secondo voi, no, Simone e Valentina, di che parlano la sera a letto? Ma io che cazzo ne so, no, ma, così, ma è una curiosità. Ma saranno cazzi loro. Secondo me lui le fa tipo Valentì. Ma cioè, mi sono sempre chiesto come fossero Valentì, ma secondo te devo mettere Becknabber o Richard? Greve. Tutto rispetto per Federico Fedex, comunque grande Federico, amico. Grande amico suo perché... Ha detto pure lei. Davvero? Senti, vai indietro. Federico Fedex, comunque Federico, grande amico suo. Top do dubbi, sì. Pure dalla ragazza. Top do dubbi, sì. Ma sì, allora, ragazzi, vi svelerò un segreto che non è un segreto. Quando sei nello show business devi mantenere un'immagine, fare finta che siano tutti i tuoi grandi amici, eleverà il tuo status. Tipo vero, il mio grande amico Dudubbi, anche se ci odiamo. Vero Marra? Vero Simone. Ah, non sta ripensando quindi? Io dimentico quelle cose. Sì. Non mi ricordo, raga. Raga, usate sta cosa. Fateci, fateci un remix della sigla del cervo, tipo... Ah, tra l'altro dopo... Tra l'altro dopo volevo far sentire una cosa, no. Io dimentico quelle cose. Sì. Non mi ricordo, ragazzo. Ah! Cioè, ogni video di Joker è una miniera d'oro. Sì, ma io lo amo. Ormai non è più un villain Joker. Io lo sogno comunque al teatro sul palco. No! Che consegna il premio a Liccardo del top villain 2020. Madonna. Sarebbe proprio l'apoteosi della mia vita. Proprio. Bellissimo. Dimentico un attimo. Mamma mia, che goduria. Quindi mi ricordo fuori. Forse i video di Joker sono proprio fatti per essere visti a 0,25, ah, ragazzi. È il linguaggio degli dèi. Sì. Stammo. E so vecchie, gli rompe de l'anca. Diciamo che lei, l'Arcuri e la Bellucci. Gli parte il menisco. Diciamo nulla. Okay, non nominiamo niente, non parliamo. È un po' una Barbie Xanax uscita meglio. Greve.
Raga, io devo fare questo ragazzo. Ma che devo fare questo ragazzo? Ma capito? Quale disciplina? Io mi dissocio, cioè insomma, Barbie. Da che goblin? Sembra proprio le moci. Tutto rosso, ma che ha fatto? Sembra le moci con quella tua rossa. È tornato il Grinch. Il Grinch annullerà il Natale. Mo' te scoppia una vena, zì. Oddio, zì, sta cosa è troppo strana. Beh, sei diventato come i pantaloni. Io posso controllare la mia pigmentazione. Ma cosa? Diventa come il microfono. Sei tipo un camaleonte, sì. Hai perfettamente ragione. Camaleontico tu dubbi. Sei un camaleont, blin. Troppo delicata. Se tu ti vedi un suo video, parla tutta la... Eh beh, certo, tu vai con i puttanoni. Ha detto... Tu vai con i puttanoni. Delicata. Una ragazza la devi conoscere da quello che ha dentro. Bravo, sì, Joker. Le ma ci crede manco lui. Le donne non si stuprano. Allora... Devo dire una cosa, le donne sono tutte esseri perfetti. Devo dire che vorrei inserire il mio pistillo all'interno della cavità vaginale, in quanto conoscitore italiano, però non conoscitore di dove. Ma chi cazzo è st'alieno? Madonna mia. Sembra una Barbie. Madonna mia, siamo... Sembra fine. Scusa, no, chiedo scusa, ho detto una cosa veramente da pezzo di merda. Però, no, chiedo scusa, sono un pezzo di merda, non bisogna insultare sull'aspetto fisico, per carità. E, però, allora, spiego la mia affermazione. Prego. Lei, questa ragazza, sembra, pure con un gioco di, magari, di luci... Sento. Che la sua testa sembra proprio che la sua testa, soprattutto le sue labbra, siano sproporzionate rispetto al collo, tutto giù. Cioè, mi sembra una cosa tutta photoshoppata, capito? Cioè, è una critica alla foto, dici. È una critica alla foto e al balordo che l'ha photoshoppata. Bravo, Simone! Grazie. Anche oggi. Le donne non si photoshoppano. Paraculismo over 9000. Vediamola su Instagram. Ma pure Rubino, top gimmick, quando tipo fa le storie. No, anzi, questa cosa la devo dire, ok? Fa le storie Rubino, a parte che ogni volta che fa una storia si tocchi i capelli, no? C'ha il tic. Pure quando era pelato si toccava i capelli. Poi finisce le storie ogni tanto e fa tipo... Ma perché? Magari è un tic. Dice c'ha la sindrome di Tourette. A livello antropologico, no? Far vedere la lingua, cosa sta a significare? Io mi chiedo, no, perché ad esempio, no? Tipo, porgere in un discorso pubblico, se porgi le mani, implicitamente stai dicendo che di te ci si può fidare. Ok, no, ci sono delle cose di PNL, no? Sì, perché il linguaggio non verbale. Esatto, ma mostrare la lingua, che messaggio dà? Non lo so. Trasgressiva, sì. Come Einstein. Ivan, aiutami. Che devo dire? Io se parlo la insulto, cazzo, c'ha una faccia da bocchinara! No! Ivan. Ma andiamo avanti. Ma non era riferito a lei. Ah, dici l'amica quella che toccava. Era Sakura, quella della sigla di Naruto. Ah, ok. Vabbè, okay. Quella è una bocchinara. Sì, Sakura, sì. Ragazzi.